Dopo il crollo della monarchia asburgica, nel novembre del 1918 le truppe italiane occuparono tutto il Tirolo fino a Kufstein, città ai confini con la Germania. Re Vittorio Emanuele firmò il decreto di annessione del Sud Tirolo all'Italia, nonostante le vivaci contestazioni dei rappresentanti austriaci e tirolesi, ma anche dei socialisti italiani, che condividevano sì l'annessione del Trentino all'Italia, ma non un'impresa imperialistica. Alla popolazione del Sud Tirolo, quasi tutta di lingua tedesca, venne promessa una larga autonomia politica e culturale, quasi un risarcimento per la negata autodecisione. Con l'avvento del fascismo fu colpito anche nel Sud Tirolo, come in tutta l'Italia, il movimento operaio e le sue organizzazioni. Più tardi si intensificò una politica di italianizzazione, un aspetto del fascismo che si estese anche ad altre minoranze etniche. Ogni insegnamento della lingua tedesca fu vietato, cosicché i sudtirolesi, affiancati dalla chiesa locale, ricorsero alle Katakombenschulen, le cosiddette scuole delle catacombe, cioè segrete. La lingua tedesca fu cacciata da tutti i settori pubblici. Tutte le associazioni politiche, culturali e sociali furono proibite. I cognomi e nomi topografici vennero italianizzati, opera quest'ultima del fascista trentino Ettore Tolomei. Con l'insediamento della zona industriale a sud di Bolzano, migliaia di famiglie di tutta l'Italia si trasferirono nella nuova provincia. Nei primi anni del regime fascista, molti rappresentanti politici dei sudtirolesi avevano perfino qualche simpatia per il sistema politico fascista, pur non condividendo la sua politica etnica contro la popolazione sudtirolese. In questo clima si sviluppò la più consistente organizzazione politica illegale e clandestina dei sudtirolesi, il Völkischer Kampfring Südtirol, fondato a Castel Flavon nel 1933, e che si oppose non tanto verso il fascismo come cultura politica, ma piuttosto contro la sua politica di snazionalizzazione. Dopo l'ascesa al potere di Adolf Hitler in Germania, che da sempre aveva cercato l'alleanza fascista, andata in porto nel 1939 con il patto d'acciaio, i due dittatori vollero liberarsi definitivamente del problema sudtirolese. Decisero quindi il trasferimento della popolazione sudtirolese nel Reich tramite la cosiddetta Option per la cittadinanza germanica o italiana. Dopo una massiccia propaganda nazifascista e del Kampfring in favore dell'espatrio, propaganda accompagnata anche da minacce e violenze contro coloro che, organizzati da Michael Gamper nell'Andreashofer Bund, si erano opposti a questa politica, circa il 90% dei sudtirolesi optò per la Germania. Solo l'andamento della guerra impedì un quasi totale trasferimento verso il nord. Partirono in circa 70.000. Dopo la svolta del 1943, quando l'Italia si schierò dalla parte degli alleati, le truppe nazifasciste occuparono quasi tutta l'Italia e con ciò anche il Sud Tirolo. Durante i 20 mesi dell'occupazione nazista, 24 sudtirolesi furono fucilati per la loro opposizione al regime nazista, quasi 300 furono incarcerati e trasportati in gran parte nei lager, mentre altrettante persone handicappate furono trucidate. È questo un capitolo della storia sudtirolese ancora trascurato.